Ciao a tutti, oggi faremo un formato ibrido italiano-inglese. Sapete che c'è il QR code per la traduzione, quindi potete avere una traduzione simultanea di quello che stiamo dicendo. È l'ultimo giorno, siamo molto contente e siamo anche stanche, però è stata una settimana molto, molto ricca, molto intensa e sono felice di iniziare questa giornata con questa tavola rotonda di conversazione. Sarà effettivamente una tavola molto rotonda, come vedremo, perché prima parleremo faremo parlare un pochino le persone ospitate e poi insomma apriremo a tutte immediatamente. E oggi pomeriggio avremo la nostra sessione in collegamento con gli US e chiuderemo fantasticamente con una performance dell'artista Luna De Rosa che è qui, che sarà allestita per noi qua. Allora, insomma, siamo state qua assieme in questi giorni, quindi lo sapete già chi sono le persone qui. Oggi faremo una chiacchiera con Mistura. Justin e Sukeina, che non avete ancora visto in veste di speaker, ma che oggi invece ci regalerà un po' di sé. Abbiamo deciso di impostare questa tavola rotonda attorno a tre concetti principali, che sono dei concetti fondamentali che sono emersi anche all'interno delle nostre parole chiave. Che sono quelli di recovery, che ha molto a che fare, no? Con la cura, quelli di spazio e quello di formazione e pedagogia. Vi ricordo che abbiamo della Fantastica Cancelleria e un fantastico tabellone con post-it e spazio, e qualsiasi cosa vi sentiate di appuntare potete venire qui e lasciare insomma il vostro segno. E non prendo altro tempo e lascio la parola a Justin per introdurre un po' che, anzi no, forse prendo un altro secondo solamente per dire che naturalmente Justin Mistura e Sukeina hanno molte cose in comune, ma soprattutto sono tutti e tre coinvolti in progetti che hanno a che fare con questi tre concetti di cui abbiamo parlato, quindi recovery, cura, formazione e creazione di spazi. Adesso indagheremo un po' meglio, ma Sukeina e Justin sono coinvolti nella borsa Agitu Ideo Guidata Fellowship, promossa da Centrale FIES, Black History Month e Razzismo Brutta Storia. Sukeina ha vinto la seconda edizione di questa borsa. Justin è promotore attraverso Recovery Plan di un progetto che si chiama YGBI, che sta per Young Gifted Black and Italian, di cui Mistura ha fatto parte, è stata una delle invitate. Mistura ha anche collaborato con Base in una residenza artistica, quindi parleremo di persone, con persone che stanno aprendo e occupando spazi di presa di parole, di visibilizzazione, di pratiche e storie, diciamo, nere. In senso ampio. Quindi grazie, ciao, ciao. So I'm going to actually begin in English and then to sort of shift then into Italian a little later. But I wanted to sort of start off just with a couple ideas based on spending a lot of time, speaking about time in dialogue in these spaces with all of you, and really thinking about how appreciative I am of having shared this space and time with all of you. I think that the word that really came to mind
each day was a certain act of generosity of each person sort of sharing ideas so openly and directly. And unfortunately, we don't find ourselves all that often in communion in that way, where we can open so directly to the things that concern us, and get past a lot of really tough realities in order to then step towards what I think of as the beautiful shit. And I'm really glad we were able to sort of do that and to share in this way. But I wanted to, in thinking through that, and thinking through those acts of generosity, I wanted to begin by really framing something that is a bit of a baseline when I think of education, when I think of what it means to learn, but then also to form ourselves. So to be active participants in our own development, which I think has emerged a lot, and it's really, really crucial. Obviously, it's something we don't do alone, but it's been really, really crucial to think about. And I wanted to mention just a couple ideas. My notes are, my handwriting is terrible, but I think I can probably not even look at it. But I wanted to start just with bringing James Baldwin into the room. I think that in the days we've been here and the days we're sharing, we've brought a lot of people into this room. It's really important to do that so that we don't engage in those forms of memory that forget all the things that came before us, that contribute to our being. And Baldwin, the reason I wanted to bring Baldwin in is because in 1963, he gave a talk to teachers. He had a conversation with teachers. And the thing that has been a takeaway from that really beautiful conversation, which was a conversation about responsibility. But the beautiful thing that's a takeaway is that he talks about education as what real education is engaging in fertilizing active questioners, people who are always questioning everything. And when you question everything, that also means that you have to question what comes out of the mouths and minds of your teachers, of your peers, of your parents. And of course, when that's what you're really producing, if you can use this terrible word, in relation to education, then of course he says that education is in direct contrast to what the society says it means. And so the sense of safety, the sense of control, the sense of order that is embedded in so many of the things that we look at as education, those are things that are in direct contrast to what Baldwin talks of as true education. Because when we start asking these questions, very quickly we destabilize a lot of those things that have been planted centuries ago. And I think it's really important to kind of bring that into the room. And I'm going to do so, you have to pardon my language a little bit. I'm upbringing comes out. But there's a poem, a beautiful poem, that was written by an artist that if you don't know, you should definitely spend some time with. His name is Saul Williams. And Saul Williams, I think, is one artist who is very, very conscious of leaning on the past and what it really means to look back. And he wrote this one poem that I want to bring just the idea into the room with us about. And the poem is called Fuck the Beliefs. And it's, of course, called that in reference to a quite famous song. And that song is Fuck the Beliefs. And it's an interesting reference to think about police and policing in relation to control. But in this poem, he basically says that beliefs are the police of the mind. And so he talks about the fact that a lot of our thoughts, a lot of our ideas have traveled from very far away and have gone through all sorts of different systems to arrive safely in our minds. And the thing that he asks us, which I think is the most important aspect I want to talk about now, is he asks, what is your mind's immigration system? And so he asks, what is it that we have that has fortified the borders of our minds to exclude certain ideas,
to reject them at the borders, right? And so what is your mind's immigration policy? And I think that for active thinkers, listeners, it's really crucial that we also spend some time challenging and thinking about our own beliefs, how they got there, who's been fortifying them, and which ones we might be able to just kind of let go of, right? And so I think I'm going to sort of leave that thought as something that I'd like to sort of work with. I think we spent a lot of time in these days really talking. I think in a certain sense, sometimes the spaces that we're in frame the direction of the conversation. And a lot of our energy has been really directed towards institutions, towards museums, and really thinking about what we might speak to these spaces in order to address our concerns. And I think there's other ways to sort of frame and direct our language. And today, in this conversation, I'd really like to direct our language towards ourselves, outside and beyond the institution. And I think it's important to kind of do these acts of active imagining, because a lot of times school and the kind of education that Baldwin is speaking against, really, is very aligned with a lot of the structures that we have in society, like museums, like institutions, that a lot of times simply uphold those things. And so these are systems and structures that a lot of times ask us to dream a little smaller, to not dream beyond our means. And, you know, to be able to dream beyond your means is to be able to actually exist. And I think that that's really, really crucial. So I wanted to talk to these two young artists and creatives in order so that we could spend some time thinking about what it means to be trained, to have an upbringing, to think about the lessons learned within the structures of institutions, educational institutions, but also the other ones we've encountered, be that church, be that any other space. The lessons we've learned from our families, from our ancestors, and then also the ways in which we've engaged in forms of training of ourselves and of others. And so I thought this would be a good way for us to sort of think about self-narration in relation to what we come from as individuals. I've had a really incredible privilege of being in dialogue with a lot of really, really young artists. And I formally and officially stepped away from institutional education completely, very recently. And I think it's important that we recognize that there's other ways to engage in those same things that don't rely on those structures. And so in that spirit, I'm gonna start with Ms. Duda and have her sort of guide us a little bit first in thinking about the formative moments, the things that she was in contact with coming up that have shaped her educational experience. Thank you so much, Ms. Duda. Thank you. That was that was beautiful. Also thinking about sort of in terms of reflection and sort of putting that reflection back on us. I appreciate that. Thank you all for being here as well. So happy to be in this conversation. I suspect healing. I have been a speaker. I'm speaking up. instinctively listening to you, I was thinking of my grandmother, as I so often do. And I think my grandmother has been my foundation in terms of what it means to move in this world, what it means to listen, what it means to be together. my grandmother has molded me
and she continues to do that. She recently turned 91. And also, one of the most important lessons that my grandmother taught me was not to ask permission. And that's how I move in the world. I don't ask for permission to exist. However that comes across. And I also think about, you know, I my background, I come from a family that, in a very Nigerian, very Yoruba family that values education. So my mother grew up in a context where her father was a judge and my grandmother was this mover and shaker, an organizer of really pretty cool shit. she was on the steering committee for FESTEC in 77, so I grew up with that, with stories of how they were sort of looking for land, because FESTEC in Lagos in 1977 was a continuation, was a cultural Olympics, right? So in order, like any Olympics, you have to scout for land to host this huge event. So I grew up with these stories of what it means to organize, that we, within our unit, we always make fun of her. And she called, you know, she's an archivist, essentially, but she's a holder. And she has all of these materials, you know, from the paints that were produced, the books, the pamphlets, the records, you know. And then, unfortunately, my grandfather on my mother's side, he transitioned, he passed away 1 year before I was born. And I carry a lot of his spirit within me in terms of that curiosity to learn. My mother always says that, actually, if my grandfather was still alive, we would have been besties. in terms, because I've always been a nerd. I'm just so curious, and I love to listen and read and watch, observe. And then on my father's side, again, just really recounting and naming these incredible ancestors of mine, the gold, my dad's father. He was a businessman, and the Allisons in Korodu in Lagos, they just were it. and then you have my mother's dad, who is just so meek and gentle and generous. I think what I carry of my grandmother, my paternal grandmother, is really not letting external factors, not carrying what's not yours, is the biggest lesson that I've learned from her. And I'm recounting all of these foundations because in terms of what has shaped me and molded me and how I move in the world, that's it. And then of course you have my parents, shout out to my parents. Who I adore. At the very beginning, so I was born in Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, and my father grew up here. He grew up in Castiglione, like he grew up in Italy since he was from middle school, right? So he had his crew as possible. So again, as opposed to some other peers, I grew up in a bubble, right? Where I just was. I didn't have to ask for permission to be there. And I think these experiences, in terms of how I relate to people, have been really, really crucial as well. And the type of energy and influence I put out there.
You know, when you come from a background that is just academic, and, you know, I'm in my first semester of my master's, and immediately I'm offered a doctorate to just be, you know, for the following year. And of course, so we're talking October for the program, which will have started in September the following year, and you're like 21, and you're like, yes, wow, what an honor, especially because it's, you know, a really good school. And March comes, and you're like, man, I've been in school since I was 3 years old. Don't give me a break. I don't want to do this. What do I know? What am I going to produce that is not just already in the textbook, right? I want to be in the world. I want to talk to people. I want to engage with artists. I want to be outside of the institution. I told you I was going to come back to it. So I declined, and I went to Nigeria for 4 months, and that was everything plus more. In terms of first year, I mean my early 20s, thinking that I know who I am, of course I don't, and also moving in, you know, with the assumption that I'm going back. What does it mean to go back, right? I speak fluent Yoruba, that's my mother tongue. I, you know, very visibly black. I go back, but I'm not enough. How do you even know that I'm not enough there, right? And, you know, it's the way you move. Right, it's how I moved, how I walk, that is an indicator that you didn't grow up there. And I was like, man, what else do you want from me? You know, I already speak the language, I'm Nigerian, my parents are Nigerian. And I tell this story because, you know, we call it the diaspora blues, because it's not enough here, it's not enough there, so where is it? And that's where I started this other land, which I quite often talk about, where I imagine this place where we all are. And, you know, we have the universal nod, right? It doesn't matter where you're from, it doesn't matter where you are, we recognize each other, right? And I imagine a space like that. And I don't think without that journey, without coming out of the four walls of the institution, I would have been able to develop that language for myself, that thinking for myself. And when I say for myself, developing that language, I'm a product of what's been already had. Language planted, right? I like to think of myself as my ancestors' harvest, right? And that's why I love to talk about a lot about my grandparents and the ones that have come before me and that are with me. I love being in community. I love being around people. However, my social batteries do die. I coming back again, reflecting on this question, what does it mean to come back? Now I'm back in Italy, what does that mean? And I love this idea that we can create these spaces for us, by us, unapologetically. It doesn't matter where we are. My grandma says, all you need is two people to make a group, right? To be in community. You don't need a herd. You don't need, because once you come out of yourself, you've already produced a multitude.
right? And the my hope, which goes beyond hope, I don't know if hope is the right word for it. I know that we can create a multitude here, and it's already happening. And I'm very grateful for that. So that's what my sort of formation, my grounding has been. And I love that what's happening here as well, because Kana, as opposed to me, I've been out of this Italian context and then I'm coming back into it. But I'm very interested in knowing, following Justice Directive also, how's your experience been and what's your grounding? How would you, if you can also take us on a journey? Thank you, Ms. Duda, for sharing and diving in to all these layers. So when we talk about ideas of positionality and positioning, a lot of times in confronting that face-to-face in a certain environment, we leave out all these other things that are actually really positioning us in space. For those of you that will need translations from Italian, you should now insert your earbuds, and we will switch over into Italian. Okay. No, volevo condividere un po' la stessa. Un'altra riflessione in realtà su sì, questo significato di essere formato. Ci sono anche in un contesto magari più sociopolitico una riflessione sull'autoformazione, cosa significa, però nell'autoformazione in ogni caso veniamo da una formazione che nasce magari in primis in casa e poi di sicuro attraverso il sistema educativo che abbiamo affrontato, e non come, solo come sistema, ma come il nostro inserimento individuale in quegli spazi. Quindi se puoi parlare anche te un po' di quello che ti ha formato, sì, e come ti posiziona anche nel tuo lavoro. Tanto grazie. Grazie mille, Justin, grazie Mistura per le vostre parole. E allora, wow, that's heavy. Allora, io ho una formazione artistica, mi sentite, sì? Ho fatto la Accademia delle Arti, prima il liceo artistico, ed è stata una scelta molto improbabile, molto poco in linea con la mia biografia, no? La mia famiglia arriva in Italia nel 2000, io sono nata nel 97, i miei genitori erano contadini analfabeti, quindi arrivati nell'inizio del 2000 in Italia, nel 2000, come genitori di 7 figli, in una situazione di povertà ovviamente, e di non alfabetizzazione, quindi proprio quello che si dà, molte cose si danno per scontate, ad esempio avere dei libri in casa, avere una formazione, non c'erano. Quindi ripensandoci poi anche a questo fatto di where's my grounding? I think my grounding is in loss, in pain, and it's, I don't know. Formandomi poi in scuole molto bianche, molto borghesi, soprattutto perché il percorso artistico è classista e borghese. Mi sono molto mirrored myself
with my surroundings, quindi cercando di imitare quelle altre realtà, quelle vite, no? Intorno a me, fingendo molto di non avere poi tutta una serie di mancanze proprio rispetto alle persone intorno a me. Ed è molto recente questo mio ritorno, go back to, a cose che invece le sento più a livello viscerale, più che riguardano poi la, da dove arrivo, da dove arrivano i miei genitori, però sempre con un sentimento un po' di menzogna, come di tradimento, perché comunque sono elementi che mi riguardano ovviamente, ma che ho vissuto un po' da esterno, un po' da whitewashed girl in Italy, no? E quindi con appunto con quelle strutture mentali che costruisci e che sono molto fatte di tu non dovresti essere così, no? E che poi ti formano, they give shape to your thinking, no? Quindi tipo quando poi ritorno a quegli elementi, a delle cose che sento, però le sento lontane, un po' con una sorta di nostalgia un po' romanticizzata, nel trattarli e poi nel pensiero di doverli esporre, c'è sempre quella sorta di feeling like traitor, no? Sorry. Ok. So, next question. Penso che la formazione, quando pensiamo alle strutture che dobbiamo attraversare anche per arrivare a una riflessione su di noi, c'è anche un altro aspetto che spesso arriva dopo, infatti nel tuo percorso artistico una bella parte è quello anche unlearning. Queste forme di sfare tutto quello che in realtà crea anche queste tensioni. In arte troviamo un luogo dove sognare in un altro modo e dove quelle regole che magari hanno anche ferito in tanti modi possono essere completamente abbandonate. Quindi magari possiamo anche parlare un po' anche di quello, cioè cosa significa anche lasciare in un certo senso alle spalle, perché poi non si lascia niente alle spalle. Questi aspetti di formazione nel trovare un significato personale al lavoro, perché anche quello trovo nel tuo lavoro intanto affrontare una certa dinamica che magari anche attraverso la crescita non è che non era permesso, però per essere inserito in un certo contesto va un po' minimizzato. E quindi Ginocchio, se vuoi parlare magari di tutto quello che hai trovato poi nella tua pratica artistica come attrezzi che ti aiutano a formarti anche al di là di tutto questo che è un passato di educazione in un certo modo. Grazie. Sì, grazie. Scusate, non sono abituata ad espormi, quindi fa questo effetto. E sì, allora, devo dire che una pratica per me nuova che ho fatto quest'anno, che è stata lavorare su un progetto workshop based all'interno di Milano Mediterranea, che è un
l'associazione indipendente che lavora nel quartiere del Giambellino da 3 anni, quindi da poco in realtà, e lavorare con è stato un progetto di cucito di maschere, perché parte del mio lavoro ha toccato anche l'oggetto maschera, partendo poi dal significato del volto, come viene visto, che cosa succede quando viene trasformato e eliminato. E ho portato questo lavoro come laboratorio, che ha avuto una durata di 2 mesi on and off, in cui, partendo dalla richiesta delle persone del quartiere di donarmi del materiale di scarto, di vestiti usati, e stoffe, oggetti che non si usavano più, per poi ritrasformarli, scucirli e passare del tempo insieme creando questi oggetti, queste maschere, per poi utilizzarle ballando in una festa insieme. Alla fine ci sarà a giugno, se volete venire a Pisa, per 15 e 18. Ed è stato molto bello lavorare in quel quartiere. È stato bello perché è un quartiere che ha una storia di forte presenza di classe operaia, poi è stato un punto di flussi migratori intensi, quindi è un quartiere molto variegato etnicamente, ed è stato bello vedere la partecipazione di persone molto diverse tra loro, sia in età che con background molto diversi, e di prendersi proprio questo spazio e tempo dilatato del lavoro manuale insieme, per creare qualcosa che poi in realtà non ha una funzione utilistica, capitalistica, come oggetto, ma proprio invece proprio godersi il processo del lavoro insieme, e poi sapendo che poi sarà utilizzato durante una festa, quindi quello è stato molto bello. E dall'altra parte invece con progetti più individuali come quello che sto portando per la Gitulio Gudeta Fellowship, sto sviluppando appunto questi sentimenti che provo riguardo il presentare, l'esporre e il parlare di determinate cose che sento vicine, no? E come lavorare su quella traduzione, no? Da quello che sento, da quello che mi immagino, e qual è il mio pubblico, chi è che lo verrà a vedere. E quindi sì, è un ottimo modo poi per snodare un po' queste cose. Ovviamente tutte queste cose non me le ha insegnate l'Accademia di Belle Arti, e cioè, don't do it. Sì, questo. Siamo sempre inseriti in un contesto dove il pubblico è un pubblico che avremo scelto, no? Che non vuol dire che non gli arriva, però per dare valore a noi stessi delle volte abbiamo bisogno di alcune certezze, no? Perché il performance è anche un mondo molto vulnerabile, ci mettiamo lì e si dà
qualcosa di grosso. E una delle strategie che io uso spesso è di non essere mai da solo in questi contesti, cioè di essere sempre in dialogo con almeno una persona, come diceva anche Mistura, basta una persona e io uso mia energia e performance per dare a quella persona. Poi se arriva anche altri, that's cool. Però per me è necessario che ci sia almeno una figura con cui sono in dialogo, a cui è indirizzato anche il lavoro. E questo in un certo senso ci protegge in un contesto dove è difficile anche trovare forme di protezione. I'm going to switch back to English and ask Mistura, maybe in relation to some of your projects, your work currently, to talk about, you know, you talk a lot about these forms of learning that are not necessarily connected to school as it's typically understood. And you actually also addressed the idea of realizing in the process of going through schooling that you needed these other experiences that might even help you to walk into those spaces, these institutional spaces, with the kind of critical language and gaze that makes sure that your presence can destabilize some of the restrictions that are there. But if you could talk a little bit about the way that through your work, and I mean especially the work of looking to the past, looking through archives, and being an active participant in, I don't love the word re-narrating because it's a weird one. And I hate giving voice, I hate that one. But in reflecting together with these materials and the ways in which that might bring out some of these forms of learning, of education that come from your experience, that then can be given in a certain sense to a context that is also an institution that might shift some of the grounding there. Thank you so much. Thank you, Sukhila, as well for that beautiful sharing. I think the sense of my work is knowing the importance of language, right? And actually, earlier when we were talking about one person, it made me think about how also the importance of points of references, right? And the importance of having references, whether they live in the archives, or whether they're people, or whether they're source materials, references, right? And then how references can help us build other and carry that over, right? And anyone that's engaged with me this week knows also my refusal to just speak one language, just because that's not how my brain works. I like there are three languages swimming at the same time in my brain, right? And so rather than constricting myself in expressing myself in one language, I like to just creolize them all and mix them and then put them in the world, right? And that's when I talk about language, that's something that I hold on to. So yeah, I like mixing and remixing. You know, Wissal actually said, was it on Wednesday? And never on Tuesday, how, you know, we keep up with language, we keep up with new terms. And that's why even yesterday, just reflecting on the meaning of words, because in 2 years, next week, they might mean something else. So like just really reflect it so we can hold and archive those meanings now and then reference them and to see the change, right? And then she said that creating words makes you a trapper. I never thought of myself as a trapper, so that's kind
school. And then I think reflecting on that, you know, as time moves, as we're constantly morphing, we give meaning to, Kelly yesterday was talking about what we give value to, right? And that's something that for me, my work is so fascinating, this morphing, transformation, and normalizing. If I say that this means this, in my world, that's what it means. I'm normalizing that. And then I often talk about, now at lunch, also with Misao, I was talking about how, as a point of reference again, you know, when you're a child and you're blowing bubbles, right? Typically, there are two things that happen, right? So either these bubbles merge together or they find contact and just explode. So going on the positive note, sort of like the merging together of these two different realities or multiple realities, and then sort of, and they become a bigger bubble, right? And that visual is something that I carry with me. And I feel like water is, again, an element that seems to just, I love using water analogy essentially, but with soap, I guess, is how you make bubbles. And then even just sort of, yeah, so just really being conscious of the fact that there is constant transformation happening around us. When we talk to people, so being in conversation, I love using sound as a point of reference, visual, and so you have audiovisual. So films are really how I understand the world, and stories, essentially. So again, it comes back to listening, and that's what my work really is about. When I write or make or think, it's always through these visual notes. But then when I'm sort of working with artists as well, it's, as a curator, I think it's really, again, even the role of a curator is morphed according to whatever sort of space it finds itself. But for me, it's really an act of care. It's a huge privilege to hold an artist's work, because as you were saying, Justin, whether it's performance or painting or textile, it's vulnerable to produce work, because you're putting so much of yourself in your work. An artist producing is sort of extending themselves, right? And again, thinking about stories, I think my role is that of a translator, that of a vessel. How, you know, the people I normally work with are my friends, essentially, or they become my friends because we're just listening, right? And, you know, going to the studio space is so fun. Like, you're going into someone's home, essentially, right? Right? It doesn't get more intimate than that. And then just sort of going into their world, and it's such a huge privilege that I don't take for granted. And that's what I love, what I do. So whatever it's called, being a curator, whatever it's called, or whatever, I don't know if I'm going to identify as that forever, I probably won't, but essentially, when we strip it back, it's an act of care, and that's it. Caring. What does it mean to care for people? What does it mean to care for their work? Because if we keep following this line of thinking that an artwork is an extension of people, so therefore the work also is needed, right? So what does it mean to hold that? In spaces where it can flourish, it can be safe. So being really intentional as well, right?
I just care a lot, essentially, and I think that transcends in, it just transcends in my work. I think it's a long-winded way, and going back to archives, I love, I don't know if he was the first, because there's no such thing, but Stuart Hall put it perfectly on how an archive shouldn't just be, you know, buried, and this idea of a living archive, essentially. And that's what my center is also, activating archives and giving them, giving them voice. Okay, I don't know, let's just... Yeah, we need to search for, because I also don't really particular, I'm not quite fond of it, but anyway, this idea of a living archive, that where it's not just confined, and a strategy for me to give aliveness to the archive is to activate it through, you were talking about it yesterday, actually, you know, through performance, dance, just that call and response between the archive and the people. That constant dialogue, that's a strategy of sound. I don't know, it really freaks me out going into silent galleries or spaces and then just hush it, peek out, right? and I the most the artists I work with, I always sort of like push them through, okay, how can we activate this where it's not just still? How can it breathe? And, you know, instinctively as people, like you hear music, you're activating another sense, right? That's what. Yeah, well, thank you for the bubbles metaphor. I think that's a particularly important one, because I think it also helps us to think about ways in which our engagement in forms of research is not always about going to books. Sometimes it's about watching someone blow bubbles, and that can completely be a transformative experience. It's about what we focus on, what we pay attention to. And I think I wanted to really thank Vale for this morning session, which it was cut off halfway, but I would have like delayed this session another half hour to stay here. And being that, I think I like to think a lot about forms of preparation, and I think of that a lot in the context of conversations that I'm often engaged in, where what is typically said is that someone is not ready. There's this voicing of this collective being that isn't ready. This idea that if you bring this content, you know, they're not ready for it, whether we're talking about an institution, whether we're talking about an audience that is imagined, whatever it is. I don't really prescribe to those ideas of anybody being ready for anything. I think that, on the one hand, we need to analyze what preparation actually looks like, if we're going to talk about being ready. Sometimes you just got, things just have to happen. Getting ready for something, right? That's a really long process that we're all engaged in. And I think this morning in preparation for this conversation, I thought a lot about, after exchanging with Mistura, and after talking to Sakaina, just kind of what might be the best form of preparation for the conversation today. I ended up getting here somehow early, and there was a nice sun outside, and I had a pillow of a bag that I leaned on, and I was able to listen to this one song. It's about a 10-minute song, but it's a 10-minute song that it really does some things. And for me, it was like the most beautiful form of preparation. It's a song by an artist that if you don't know, you really, we say you better ask somebody, or
now you can YouTube it or whatever. But it's from an album that's called Prepare Thyself to Deal with the Miracle. And, you know, that title really does it. The song is called Seasons, and the artist is Brisson Roker. And that tune, Seasons This Morning, is essentially what I thought would be the best form of preparation. But then, when I got here, I figured out that maybe I wasn't done. Maybe I needed more preparation. And so, Theo, I wanted to thank you for giving us all that opportunity. I think it's really important to sort of dislodge, all those things that we're supposed to be grounded in when it comes to preparation, in order to be ready to do what we need to do, and to really think of the ways in which sitting back, listening to some music, breathing the air, thinking about our bodies, all of those things attend to the spirit and the mind in a way that other things just can't. I wanted to thank you for that, but also to really, think about what are these forms of preparation that we create for ourselves. And so a lot of times preparation, research, study gets framed in a very specific way. But I wonder if we could kind of talk a little bit about that, how we prepare ourselves. What is it that we use to do that? And I'm gonna add just this layer to that, because I think as an artist and as someone who really appreciates what artistic research looks like in all its dimensions, I had a lot of encounters in my first attempts to be a part of academic environments, because I knew there was some really brilliant thinkers I wanted to share with. To hear so consistently in a world that's engaged in art, but that typically looks to art historians in order to give that narration, and looks to artists to provide only the expression. I think that having those encounters where the invitation was always towards sharing expression and not thought, there's something that needs to be a little dislodged about that. And I think it has everything to do with what we understand as preparation. And so in that light, Sukaina, we can pass back to time. And Sukaina, se vuoi parlare un po' di questi gesti, magari i riferimenti, metodologie, riflessioni che usi per preparare o per fare ricerca, in un certo senso, nel tuo lavoro personale artistico. Grazie, Justin. E la preparazione. Allora, riprendendo un po' l'archivio di cui parlavi in stura, per un grande periodo della mia vita ho scrollato intensamente Google Photos, cioè tipo in modo proprio per ore, riguardando non so cosa, cercando cosa. Però da lì poi è partito anche un lavoro, in realtà, partendo da quell'archivio di Google Photo che negli anni mi ha analizzato, mi conosce meglio di me, conosce tutta la mia famiglia, mi ha profilato per bene. Ed è molto interessante questa cosa dell'archivio e del poter riprendere le cose, però è anche interessante il valore un po' politico, e dove chi è che ti dà la disponibilità dell'archivio e a chi è in mano questo archivio, no? Per un po' mi sono interessata a quello, poi ho un problema di attenzione, quindi dico, oh, bello questa cosa, poi faccio un'altra cosa. Per la preparazione, come mi preparo? Generalmente non mi preparo. Una cosa
che sicuramente ho un punto di riferimento è sapere che tipo ho delle persone che mi vogliono bene intorno, and no matter what, it's gonna be fine, I mean. E l'ho sentito molto anche questa settimana, che c'è molto caring tra di noi, cioè c'è proprio un sentimento che mi ha riempito proprio, ed è stato, cioè, infatti parlavo proprio di questa situazione di ritrovarci e di quanto è stato bello questo scambio tra di noi, e di come sia strano che è possibile solo in queste situazioni, cioè che come mai non abbiamo tipo un altro, cioè come mai un altro momento, un altro spazio, no? E, non mi preparo. di base sì. Muoio d'ansia e poi va. Sì. Con la sicurezza. Esatto. Per quanto sarò terribile, c'è qualcuno che mi vuole bene. Cioè, in un certo senso, magari la preparazione in quel senso è la coltivazione di questa amicizia, le persone intorno a te, cioè, questo fa parte della preparazione, no? E, riconoscere queste presenze qua. How do you prepare yourself, Ms. And actually, just to go back on that, you know, preparing by positioning your people around you, you know, that's preparation because you have to tell them where and when to be, so it doesn't get more organized than that. I mean, I like to be prepared, but I also like to freestyle, because it depends on the concept, right? If it's for a show, I'm very military in terms of schedules and, you know, timing, and I'm very particular with how I feel my spirit is to start. So for instance, yesterday I was very adamant that we started at 11, and you know, I don't know, there is things that for me are non-negotiable. But if it's my personal life, I'm famously known as the latecomer, so which is a thing I am never, you know, I like to take my time, respectfully. when it comes to my research, the way I prepare is by collecting different references. In order to continue to garden my language, and I use garden because quite deliberately, just planting different seeds and using different points of reference that sort of go beyond the written word. I place a lot of emphasis on orality, and films are quite often a point of reference for me, and texts and stories, and the way I prepare all of that is by collecting them and sort of collaging them in a way that makes sense in my head, and then that's how I create the story. And the reason why I do that is because the way we receive and absorb information is not one-dimensional. We have different ways of learning. You have visual learners, you have you know, people that learn just by listening, people that learn by touching, and then they remember how that feels. So when it comes to preparing, I don't know, anything. Like I'm really conscious of that, of the different ways in which we sort of absorb information. And I like to, again, that's why I was talking about sound earlier when it comes to shows. I just love the sonic.
I think the sonic is so powerful. And again, I also want to thank Theo for preparing us for that. There was this scene of the two girls skipping. And I was like, Daniel, I remember when I used to do that. There's no way I can skip anymore. I don't think I can. But then that visual, that joy, it put me in such a good mood. And then the sonnet that was accompanied with the visual as well, that was so powerful. I can't wait to continue watching that film. But yeah, it's just reorganizing, the way I prepare is just reorganizing and sort of mixing and matching the different things and then creating something. Which it can be very chaotic as well if you don't, because if we're not speaking the same language, right? Because then you don't understand it. But then I can give meaning to it, and then in the language that you can understand, and then you will come to it, come on ground. But yeah, that's how I prepare. Yeah, I was going to open up to questions and sort of get them, so I'll hand the microphone to Romy. I did want to mention that because we saw Kamasi Washington's really incredible piece, and those three women with the Nation Time banners, but this reflection on Nation Time just being in for a long time in the face of one woman shaking a tambourine, and that's like absolute simplicity, right? But so complex, so complex. Yeah, I just wanted to say also to Theo, you know, I want to double dutch right now more than anything. So I agree. That was really, really important work. And so I wanted to pull a few things together, because Justin, I so appreciate that you started a conversation about school and all these logics of school, whether it's research, the archive, and school itself, because, you know, I wrote something that was sort of a frame for this effort and for BAM School, but it's in the book that's coming, or the magazine that's coming, but we haven't had it available for us. And insofar as clarity was one of our words, I think, I just wanted to be as clear as I can about the effort to mobilize the Black Arts Movement school modality. I wanted to say first that it's a ridiculously long title. I hate saying it every time. It's very conscious. My best friend was like, no, don't call it that, just call it the Black School. I was like, but no, it's not a school. It's riffing on school. It's improvising on school. It has relation and resonance with school, but it's not school. So I just wanted to make sure, as Justin was helping us to understand, it's meant to be some sort of alternative strategy that replicates school. And I'll go back to Theo's piece, because I see something like Double Dutch, and all I can think about is, oh my God, if the world knew or could tap into the knowledge that is in the, you know, the jam before you jump into the rope, and turning the rope, and the being able to do the skipping, to do the double skipping with a partner, all of that. And yet, we don't tap into that in any way, formally. Informally, it happens. So it was a, you know, very, very logical, I mean, not logical, very conscious, I'm sorry, effort to pull together some of these things that Justin's been talking about. It's meant to be a living archive. I hope everybody, I know it's all messy a little bit, but it's okay. If you caught all of the archival information that you could make shows about, that you could look into further, that you could research further, I learned something, which is mostly why I do it, because I'm open to being a student in relationship to some of these Black arts practitioners who know things that have not been in the history book. So Mr. Lee, who was a professor yesterday and told us about the Afro-Asian connectivity, taught me that Howardina Pendel worked in some of those exhibitions. I go crazy in my research notes about that. I've written about Pendel. I've interviewed Pendel, but I didn't know that about Howardina Pendel.
Similarly, the things that I constantly learn from Abdul al-Kalimat, etc. So my point is, it's meant to be a living archive in many ways. I don't know if you noticed, but there was somebody that was taking research notes for us, and those will be available at the end of today. So she was actively, and we always do this with BAM School, somebody is researching in real time to pull together some of the information about some of the projects and the shows and the galleries, et cetera, that we don't know about because they're not in the history books. So that's my second point. It is our history. So to Justin's point about the artist being the person who's so often in our context meant to express, and the academic who's meant to interpret, I don't see that. I see these folks, Dinga McCannon is an art historian to me. Bob Lee is an art historian to me. Eleanor Young was an art historian to me. Diane McIntyre, my God, I learned so much about her that is art historical in nature. So, you know, these are the kinds of interventions that it was meant to get to and is meant to sort of, you know, upend or destroy, or even if it doesn't do that totally, confuse. And so I just want to make sure that as you were sitting here in the BAM School experience, you're understanding that there's a lot of archival information. There's the delivery of art historical information by artists. These were artists in the 1960s who were not, in many cases, given the opportunity to be in art school at all. Looking at Monica and other people I've met who are in art school programs, they weren't in art school programs. So I've also learned from BAM School to listen to different discourse and language. So one of the things, for example, Ms. Dora, that I pay attention to alongside CARE, I find that they use the language and the discourse of faith and hope. And so I keep thinking about the criticality of faith and hope. It's not as rainbow and cute and fuzzy and adorable as it seems. I think it's an intervention into the thing that we see when we see them, which is a 91-year-old still making work, or an 89-year-old making a dance work last week and founding a school for dance in the 1960s. Or Robert traveling all the way to Italy to be with us to make projects. So I think that there's some criticality in these things that they say that are about hope and faith, and not, those are not as benign and simple as we might think they are. So this is my point, that BAM School is clearing for us to take in Black information and knowledge, Black cultural information and knowledge, and listen to what it has to offer. So again, starting with Theo, like I was thinking about Double Dutch today and all the information that's encoded there that my body has lost connection to and that my mind has never been able to tap into yet. But I hope at some point that I will be able to. Ciao, sono Monica e innanzitutto volevo ringraziarvi moltissimo e mi stanno venendo in mente un sacco di cose per quanto riguarda il mio percorso, anche che è molto vicino al vostro, nel senso che io ieri ho chiesto in maniera provocante, cioè provocativa, cosa fosse una comunità, perché io sono nata in Italia, però sono stata adottata, però ho sempre fatto parte di una comunità che mi ha vissuta, cioè che è parte della mia famiglia, un po' come diceva Succhi, no? Cioè vieni da un contesto che non puoi abbandonare perché c'è la, è casa tua, che
per te però è sbagliato, cioè io mi rendevo conto da piccola che era sbagliato e quindi ho sempre rinnegato un gruppo di persone. E infatti ho fatto molta fatica a venire qui, sono arrivata il terzo giorno a fatica, perché poi ti rendi conto, come dicevi tu, che non capisci se sei parte di quella cosa lì o di un'altra, perché poi la mia famiglia è di origine nigeriana, però ho paura anche andare lì, perché se vado lì, per come mi muovo, per come cammino, per come mi esprimo, non sono parte neanche di quella cosa lì. Quindi io da quando ero piccola mi sono sempre aggrappata all'immaginazione, cioè l'immaginazione mi ha salvato la vita, perché da piccola cercavo di creare una mia comunità, una mia famiglia, e come l'altra volta ho sentito da un incontro di, non so se avete presente Esperanza, la scrittrice, cioè mi ha detto che anche lei si è salvata grazie all'immaginazione, cioè di creare questi nuovi mondi, perché grazie all'immaginazione tu puoi ricreare la tua identità. E quindi anche nel mio percorso all'accademia, che in realtà mi ha salvato la vita, perché grazie alle amicizie, vissuto un po' a Venezia, un po' a Milano, alle artiste che ho conosciuto, ai miei amici, le mie amiche, ho ricreato questa cosa. E anche nel mio percorso che vorrei iniziare il curatoriale, adesso faccio molta fatica perché devo mettere ancora tutto di fila, vorrei creare questa cosa qui. E infatti anche sentendo le vostre parole ho fatto fatichissimo a venire qua, perché io rinnego tutto, però è stato un passo per iniziare a ripensare quello che voglio fare, quindi volevo ringraziarvi. Quello è anche, no, cioè un po' anche quello che hai detto te, io lo so cosa porta con sé, però so anche che se siamo insieme è un'altra cosa, no? E quindi, cioè, per me, guardando e pensando alle persone che sono lì, per me passare 5 giorni in un unico posto è abbastanza raro, se non in casa. Però penso che sia molto importante, perché nonostante ci conosciamo delle volte o ci siamo incrociati delle volte, ci vuole tempo, no? Per riuscire a aprirci, a essere in dialogo e a formare qualcosa che va ben oltre questo momento qua. E non deve essere pronta a venire, e le esitazioni sono giuste. E quindi, cioè, ringrazio questi interventi per quello. The other questions or please. Ok, vado in italiano, lo so. Okay. I think I'm not speaking Italian. Speaking Italian. Allora, beh, intanto grazie, e sì, in effetti, ecco, grazie anche per essere qui presi 5 giorni nelle vite allucinanti che abbiamo a maggio, quando lavoriamo, insomma, nel mondo dell'istruzione, molti di noi, che, insomma, siamo pieni di deadline che sono, come sappiamo, linee della morte, e scrutini e cose. E prima, mentre stavo parlando, e anche rispetto a quello che diceva Monica adesso,
Justin portava l'attenzione sulla parola preparazione, no? Che c'è riparazione dentro. E allora io ho pensato a preparazione come a qualcosa che rende possibile la riparazione. E riparazione, insomma, ha un'etimologia un po' particolare, ha molti significati, e uno dei significati possibili è tornare a casa, no? E secondo me questo tornare a casa è molto significativo, perché se tu la prepari, cioè la casa non esiste, no? Dobbiamo preparare una casa in cui in qualche modo tornare. E adesso sono stata molto poetica, ma in realtà, come sapete, sono marxista, quindi arrivo al punto. Penso che ci siano vari livelli di questa preparazione e riparazione. Un livello è sicuramente quello della cura di noi, a cui anche Suki faceva riferimento, ed è qualcosa che io ho visto molto espresso nel recovery plan, come spazio, no? Questo spazio che Justin, Janine e tutte le persone che hanno costruito il percorso del Black History Month Florence hanno pensato, costruito, realizzato come spazio di cura ed espressione, e metà delle parole che abbiamo scritto ieri lì, e che ha un portato anche molto emotivo, di riparazione, nel senso di ricostituzione, di noi e di creazione di questa casa. E poi c'è un senso della riparazione che è sempre anche molto, molto materiale, no? È un po', come dire, noi dobbiamo capire come ci muoviamo nello spazio che abbiamo di fronte, cosa chiedere a chi. Perché le istituzioni esistono, e alle istituzioni noi qualcosa dobbiamo chiedere, e io penso che difficilmente potremo chiedergli la cura della guarigione nel senso di healing, no? Quello forse lo possiamo insegnarlo, questo lo possiamo prendere a recovery plan. Però quello che noi possiamo chiedere alle istituzioni, quello che rimane un claim politico, è quello di una riparazione concreta, materiale. In qualche modo penso che quello che abbiamo fatto con Centrale FIES, perché si chiama Florence, il sismo brutta storia, cioè di dire in Italia non ci sono affirmative action, non ci sono spazi, non ci sono risorse che si ha il coraggio di dire le mettiamo su questo gruppo specifico, perché questo gruppo specifico sta affrontando queste cose, e perché in qualche modo noi come istituzione della cultura, volenti o nolenti, partecipiamo di questa violenza, no? Da una prospettiva epistemica e strutturale. E quindi un pochino vorrei riflettere su questo punto. Cioè su... No, sorry, no. È solo che dico così, è piaciuto. Riflettere, no, su questo punto. Cioè, riparare vuol dire fare tante... Preparare e riparare vuol dire fare tante azioni contemporaneamente e imparare a confrontarsi, no, con soggetti diversi e chiedersi e chiedere... E chiedere cose diverse, senza dimenticare che abbiamo comunque, no, abbiamo bisogno di crearci il nostro spazio fuori delle istituzioni, senza smettere di pressare le istituzioni affinché ci diano delle risorse, anche per prendere quelle risorse e portarle altrove. Questo. Cioè, lavorando in questo ambito italiano fiorentino, nel mio caso è un ambito fiorentino, sento da una generazione di giovani più giovanine che è desiderio di avere spazi, luoghi di ritrovo dove magari c'è questa cura, no?
penso che sia importante sottolineare il fatto, cioè, che noi era una necessità avere uno spazio, dove capo era una necessità, ed è importantissimo. Però il recovery plan non è uno spazio, è un modo di pensare al mondo, un modo di interagire fra di noi. Quindi il luogo fisico dove in questo momento potrebbe essere qualunque posto, e quei contenuti, quei modi di trovarci ci mandano. E quindi c'è, io penso a altre pratiche che non sono uguali, ma che ci alimentano, come la casa di Adamasani, Afer, dove banalmente mi sono trovato nel 2017 a riflettere insieme a lui su cosa significa invitare la gente a casa per avere un dialogo. E forse basta quello, forse basta bere un bicchiere di vino insieme. Per me, personalmente, credo che per quanto sia importantissimo una riflessione sugli archivi, per quanto sia importantissimo una forma di moderazione con le istituzioni, la piattaforma, cioè forme di collettività, la piattaforma che per me è più fondamentale nel nostro lavoro è YGBI, che è stato creato insieme a Simone Grandi, tra l'altro, che è qui con noi, perché YGBI Genova, Bologna, Imola. È stata una cosa che io tendenzialmente non dico. Cioè, lei lo dice direttamente. E non è che mi vergogno. Young, gifted, black. Io lì non l'ho ancora messo personalmente. Perché questa italianità, questa Italia, questi italiani, non mi è così convincente ancora. Che è quello che stiamo facendo. Quindi è lì, in qualche modo ci fa riflettere su quella lì, ma lì per me è sempre questa lettera un po' problematica, perché la realtà è cui siamo. È un contesto che ha prodotto la necessità di ritrovarci in questo modo. Insomma. E quella piattaforma lì per me è così importante, perché in realtà spesso mi trovo che i limiti della nostra immaginazione vengono spesso da un'assenza di contatto diretto con persone, con cose, e trovarmi insieme a 5 giovani artisti a Firenze nel 2020, a febbraio, mi ha aperto completamente il mondo alle realtà vissute, alle necessità, ai bisogni che creano questa situazione, questo contesto. Penso che sia molto importante, Marta ha parlato delle istituzioni, le responsabilità le possibilità di fronte alle istituzioni. E penso che, tornando a quello di cui abbiamo parlato, che la formazione, l'educazione, le strutture, in realtà le strutture, le istituzioni, cos'è, hanno tantissimo da dimostrare a noi per essere convincenti. E questo è una delle tensioni che io trovo sempre. Io non guardo l'istituzione, le strutture, le scuole come punto di riferimento. Io guardo altre cose, io ho altri punti di riferimento.
possono essere i miei avi, no? I miei nonni, ma possono essere anche semplicemente una persona con cui mi sono trovato. Però le istituzioni di sicuro hanno tantissimo da dimostrare per creare un senso di apertura. Non è per se, è per mettere una bella responsabilità anche su di loro. Ed è per quello che io mi vorrei anche sradicare dall'idea di Recovery Plan come spazio. Perché delle volte lo spazio, avere lo spazio, si trasforma molto facilmente in creare un'istituzione che ha una struttura e delle regole in tutto modo. E anche se impostato diversamente, con le trappole rimangono. Simone e Frangi in dialogo con me nel 2019, quando abbiamo creato la primissima tappa, diciamo, di The Recovery Plan, dopo due anni di lotta per avere uno spazio fisico, abbiamo in pratica richiesto l'utilizzo di una galleria privata che è stata in chiusura, fra l'altro, per un mese. E quel mese, dove c'era anche Angelica Pesadini, che è qui con noi, è stato una specie di verità trovarci in un luogo e avere un qualcosa per un mese, però era quasi un dono che fosse solo un mese. Era quasi un dono il fatto che in realtà dobbiamo anche muoverci. Cioè, quando ci sono certe occasioni di trovarci insieme, anche come questo, bisogna muoverci. Perché i discorsi di sostenibilità nell'ambito capitalista non prendono cura della sostenibilità dei nostri spiriti e energie. E quindi questo momento, come quello di Recovery Plan in 2019, potevano anche solo essere quello, in qualche modo insieme, come guardando l'archivio festa, forse bastava, no? E quindi serve sempre questa nuova generazione di idee, di energie, di portare la cosa dove deve andare. E Simone ha suggerito che cioè, questo pop-up che abbiamo fatto in pratica poteva anche essere la sua realtà, quindi che lo spazio stesso poteva essere solo una forma di occupazione di uno spazio. Perché penso anche quello, la proprietà di uno spazio, no? È necessaria la proprietà di uno spazio per fare qualche cosa? C'ho qualche dubbio. Thank you so much. Sì, Eliane. I'm sorry, I'm going to switch to English. I was going to speak in Italian just to make it easier, but I'm speaking in English. Okay. No, but just reflecting on spaces and to find each other, and the importance for me of YGBI as well, have been participant of it this year. As a point of reference, right? Just knowing that it exists is comforting for me as an actual physical space, but also as the people that actually sort of occupy it. And then reflecting back to Monica as well and Suki as well, like one thing that I've learned this week that in my bubble, I wasn't aware of, and also talking to Gaia, who's not here, not seeing. Oh, there. Gaia, so like, of course, they're like young, brilliant women, young, brilliant souls. And I think they got really emotional this week. And just having that, they've been bottling in so much, right? And just the importance of just being here and knowing that you're safe, in safe hands, and then sort of like the little thing that
You know, and I recognize that importance, and I want to carry that over. Again, I don't want to be a sore point of reference, that other people don't make me labor alone, but I am here, Monica, Gaia, Suki, I am here, and I'm hearing you. Come to Florence. Come to Florence. Honestly, it doesn't always have to be in Florence, but it's open, like the doors are wide open. Just in terms of thinking together or just cooking together, and just being together. But then again, also, as I was saying earlier, like you don't need a big space. Like if there is already a trio here and you can continue these conversations and vent, don't bother things in, just vent. It's okay to just, the primal scream? Yeah? Oh, speak and a dance song? You know, just do that. Don't carry, and that's what Robert was saying, don't carry that hurt. It's consuming and it's not for you. It's not for you, which doesn't mean not to be angry. You can't be angry, but don't let that be a state of being. Just let that shit go, like literally let it go. Like there is so much joy to be found in just being in your bubbles. I just love being bubbles. I feel safe, and I hope that this idea stays with me, you can find another bubble and you can create another bigger community. So in terms of what it means to be in community, it's choosing who to be with. It's not by force. Relationships are not by force. If you don't like them, let them go. Like you don't, just because, you know, you share, what is it? All skin folk and skin folk? What is the saying? What is it? Elf, skin folk? Anyway, you get to choose who you're surrounded with, right? It'll come to me, I'll find out that. And also in terms of positionality, just because they're in certain positions that you may look up to, you know, there you can look up to your friends as well, like they don't have to be in higher positions, you know. And my friendships are the most important thing. So my family is the most important thing. And the relationship that I garden and that I foster are so important to me. So just don't walk alone, essentially, is what I'm trying to say. You get, like, there is so much that you can share together with alcohol or not. just don't butter me in it, that's what I want. You can also listen to the Salon song, man, because it really is what you got a lot to be mad about. Yes. This is life, you know, a lot. Allora, io volevo innanzitutto veramente ringraziarvi tutti, cominciando da Romy, per continuare con Marta, per continuare con tutti coloro che sono intervenuti. Nella mia lunga vita di persona che ha lavorato nei musei e nelle istituzioni, è la prima volta nella mia vita che sto 5 giorni e cerco di essere presente a tutto. E non è stato facile, ovviamente, perché nella pausa pranzo ho dovuto fare riunioni, firmare cose e quant'altro, però credo che la prima dimensione è quella dell'ascolto e del capire, del relativizzare. E Justin ha detto, le istituzioni hanno tanto da dimostrare per essere convincenti, ed è vero, io penso che le istituzioni abbiano tanto da imparare, innanzitutto qui in Italia, per essere convincenti, e questo credo che sia lo spirito per il quale abbiamo pensato di invitare Romy e fare una sessione apposta di BAM qui, perché per quanto questo museo sia aperto nel 2015, quindi ha già una certa storia, sicuramente c'è ancora tantissimo da imparare e da migliorare. Magda ha detto cosa chiedere a chi, no? E Justin ha sottolineato che non è solo una questione di spazi. Io quello che vorrei sottolineare è che noi siamo qui in una dimensione di ascolto,
di volontà di sentire, di imparare, ma mi piacerebbe anche in questa idea che ha sottolineato più volte Naomi di fare micro strategie per andare avanti, perché anche per le istituzioni non è facile, perché la rigidità di cui si è parlato, no? Tutte queste strutture sono strutture come dire, complesse anche per noi in termini economici, questo museo che ha un budget minuscolo, in termini di spazio, questo museo dove noi abbiamo una porzione di spazio minuscola rispetto a quello che potremmo avere, e in termini di voce, di visibilità, di mille cose, no? Per cui non è un contesto semplice, come dire, è una raffigurazione complessa nella quale sicuramente abbiamo bisogno di essere anche, di aprire un dialogo, di sentire, di coinvolgere e di cambiare quello che è possibile cambiare, che poi sono di nuovo dei micro cambiamenti, non è che possiamo, come dire, radicalmente. Il primo giorno ho detto che io non credo all'idea di decolonizzare un'istituzione, perché se un'istituzione coloniale puoi fare dei micro cambiamenti, però insomma non è che la puoi cambiare radicalmente. Con questo non mi riferisco in generale al MUDEC, parlo, capito, in assoluto. E dunque noi ci siamo. E quindi io spero che quello che resterà di questa sessione di BAM sia il fatto che portiamo avanti una conversazione che ci aiuti a ripensare, in qualche caso a cambiare, in qualche caso invece ad aprire magari un dialogo sul quale non riusciremo a trovare un punto di vista comune. Non è detto, no, che ci si incontri necessariamente su tutto. In particolare poi, con questo chiudo, volevo dire che questa è stata la sessione su Rainbow, no? Ieri a quelli che hanno partecipato alla visita ho provato a spiegare un po' diciamo, la relazione che c'è tra la mostra, l'arte pubblica, i panel, la rivista che faremo. La prossima sarà sul display e sulle vetrine. E io so che ci sono state, purtroppo lì e non c'ero perché ero in pausa pranzo, una delle poche che ho perso, una discussione sui depositi, l'esporre, cosa, come esporre, e quindi questa potrebbe essere una meravigliosa occasione per A, partecipare al dibattito, B, magari aggiungere anche un punto di vista su quello che andremo a fare per la mostra. Quindi noi ci siamo, io spero che non si chiuda qui, ecco, questo è il nostro augurio, non il mio, direi di tutto lo staff. Grazie. Sì. No, grazie per l'intervento, cioè, volevo giusto di fronte alla mia esperienza, cioè perché le micro strategie sono importantissime e quindi cioè, siamo qui anche per quello. Penso che una cosa fondamentale riguardo le strategie, è importantissimo, penso a livello istituzionale ma anche a livello individuale, soprattutto guardare degli esempi, perché ci sono esempi importantissimi di micro strategie, anche di macro strategie già in atto in non solo in istituzioni grossi, ma anche e soprattutto in organizzazioni grassroots. Mi viene in mente Sound Contemporary a Berlino, che ha mille micro strategie che basta guardare l'archivio di tanti anni sviluppati lì per trovare dei percorsi che si potrebbe affrontare nel nostro lavoro, nel nostro piccolo lavoro in realtà di The Recovery Plan. E tutto quello che facciamo sono template, sono approcci che possono essere applicati ovunque. Non abbiamo nessun ownership su un approccio alla ricerca, quindi le piccole strategie, per fortuna, cioè, noi nel creare il Recovery Plan guardiamo fisso al passato e al presente di cosa succede, quali sono gli approcci che possono essere impiegati da noi, trasformandoli nell'ambito in cui ci troviamo. E penso che è una cosa importantissima, anche riguardo la visita ai depositi, ma in generale nel contesto, cioè la scopo è importantissimo, fondamentale. Quando dicevo la dimostrazione, delle volte ci sono due aspetti che mi rendono ancora più scettico nei confronti di grandi istituzioni, che vorrei sottolineare. Uno è due cose che vorrei sottolineare. Uno
è che quando dico dimostrare è un mettere in atto un qualcosa che non c'è qualcuno che chiede. È un'esigenza dell'istituzione stessa di fare una certa cosa, quindi di farlo. E quindi c'è non aspettare che c'è una richiesta di farlo, non aspettare che qualcuno si autoinvita, come succede molto spesso, ma di mettere in atto quello che ritenete importante per l'istituzione stessa, nel suo cambiamento. E l'altro che è un po' più, cioè riguarda un po' più specifico la visita che abbiamo fatto, che tutto sommato era una visita in un deposito, penso ce ne sono tanti, ho fatto tanti io. C'è delle volte un meccanismo naturale di difesa che è molto presente, soprattutto quando persone a cui noi proiettiamo una certa visione arrivano nei nostri spazi. C'è sempre una presenza di una difesa che arriva e si monta delle volte molto alto. E per me, nel confronto dei depositi, bisogna stare un po' attenti, secondo me, e dare cura a cosa significa creare una specie di facciata o disclaimer. Non che non sia sincero, non che non sia sincero, ma mi chiedo se è necessario, prima di una visita e una conversazione, di fronte a persone chiaramente aperte a un dialogo, un confronto. E quindi queste sono cose che secondo me sono molto importanti in questi contesti, perché delle volte mi viene in mente, questo è un po' un esempio strano forse, di questo comico Dick Gregory, che parlava di Black Power negli anni 70 e diceva: perché Black Power fa così paura alla gente, no? Quando si dice Black Power, perché hanno paura di questa cosa? E lui diceva che perché Black Power negli occhi della gente bianca viene vista come White Power, e White Power è violento veramente, cioè ha distrutto delle cose, è un potere forte anche di invasione fisica. E quando si pensa al potere nero, che era un trovarci insieme e riconoscere il potere che abbiamo noi, ma non di fare quelle cose lì, no? Non è per quello che ci troviamo insieme. E quindi in un certo senso delle volte trovo che non stiamo parlando lo stesso linguaggio, perché non stiamo giocando lo stesso gioco. E quindi di non assumere che se siamo, se parliamo di una certa cosa, che vuol dire un attacco di qualche genere. Penso che questo sia importante, cioè, e non è facile, riconosco, non è facile, però penso che i meccanismi di difesa possono anche rilassarsi un po', in modo che noi possiamo anche tutti quanti rilassarci di fronte a qualcosa che è già difficile entrarci, no? Sì, volevo sottolineare queste cose qua, perché penso che nello spirito di una condivisione, di una volontà di vedere certi cambiamenti, non si riesce ad arrivare a un cambiamento molto velocemente quando ha detto Monica, gli è costato un po' di fatica venire, e non è l'unica. Quindi già la fatica di arrivare e trovare anche meccanismi di difesa di nuovo del tutto naturale. Però penso che bisogna anche farci molta attenzione a questo, in qualsiasi ambiente in cui andiamo, cosa significa la preparazione a ricevere esattamente il pubblico che vogliamo, no? E quello secondo me è semplicemente il percorso, cioè il percorso di mettere in atto strategie che possono anche fallire, perché cioè il recovery plan, se parliamo in termini economici, non abbiamo budget, tutta la gente che vuole lavorare a titolo volontario, quindi non c'è bisogno di un budget per fare una cosa, c'è bisogno della costruzione di altri valori. Il valore è fondamentale. I soldi è utile. Sì, ce l'ho. E mi ritrovo tantissimo in quest'ultimo discorso di Justin.
come restituzione da questa settimana ringrazio tutte le persone che con la loro generosità hanno reso nell'arco di questi 5 giorni questo spazio safe, perché non era così dall'inizio. E questa cosa è stata creata con un lavoro e un'attenzione al pubblico che c'è. E quindi ringrazio voi. Da parte mia mi sento molto privilegiata ad essere potuta venire. E questa sensazione di privilegio mi fa scattare un ok, come potrei redistribuire questa cosa a mia volta, e quindi ritorno sulla mia fissa degli spazi, perché concordo che lo spazio può diventare problematico nell'essere associato a un'istituzione, ma servono ancora degli spazi vuoti, come cito ieri, perché per costruire insieme nuove forme di spazi. E insisto su questa cosa perché a Milano è davvero, davvero, davvero difficile, e gli spazi ci sono, è solo che costano troppo e non sono accessibili al pubblico, e questa è una contraddizione per me proprio a livello democratico, perché se lo spazio pubblico non è della cittadinanza, di chi è? E su questo punto e sulle responsabilità delle istituzioni, delle istituzioni e delle istituzioni culturali, penso sì che le istituzioni debbano fare un lavoro per dimostrare la cittadinanza di essere ancora validi nella contemporaneità, perché la sempre minore partecipazione alla vita pubblica in senso democratico dovrebbe attivarci lì delle azioni e un senso di difesa, perché appunto se le istituzioni non sono accessibili al pubblico, allora appunto chi ci rimane? Altra cosa che chiedo proprio per le persone che hanno avuto il privilegio di partecipare e hanno un privilegio per il loro ruolo lavorativo o altri tipi di privilegi, è che per davvero porsi in alleanza, se un'istituzione specifica non è in grado di dare uno spazio, però ha un proprio privilegio come ente nel sottolineare ad altre istituzioni il bisogno e l'urgenza che questi spazi ci siano. E questo lo dico chiaramente a priori dal sapere se queste cose sono state fatte o meno, però è capitato anche in un altro spazio, tra l'altro vicino, abbiamo fatto delle riflessioni sull'accessibilità agli enti culturali che attualmente sono inaccessibili, cioè diciamocelo, e appunto come invece persone, come comunità razzializzata, è già difficile trovarsi, fare rete e ripercorrere, ritrovare quelle memorie del passato. Quindi abbiamo davvero tanto, tanto, tanto lavoro, tant'è che anche dal punto di vista di statistica, mi diceva, non so se qualcuno di qui, che nel 2020, dopo Black Lives Matter, sono usciti molti libri rispetto a il burnout generato nella comunità di artisti neri, e questa cosa è un problema a cui vorrei le istituzioni facessero attenzione, perché appunto io personalmente, come persona razzializzata, la cosa su cui mi sento più discriminata è il tempo, e non so se questa cosa è condivisa, però appunto concordo con Justin sul abbiamo bisogno di una alleanza diretta, attiva, nel appunto se come comunità razzializzata, artistica, facciamo un certo tipo di ricerca e cerchiamo di connetterci con le persone che non sono qui all'interno delle istituzioni, appunto
penso che il rapporto di chiedersi come migliorare le istituzioni non vada fatto soltanto con le comunità marginalizzate, perché noi avremo bisogno di ulteriori altri spazi per farlo, ma vada fatto proprio con le istituzioni più alte in senso di privilegio proprio economico. E poi chiudo. Capisco, cioè mia mamma ha lavorato per un sacco di anni tuttora in una biblioteca pubblica, che la percezione all'interno di enti culturali è di non essere riconosciute dalle istituzioni italiane. Ed è vero, perché soprattutto in Lombardia, che siamo la penultima regione che finanzia la cultura, nonostante siamo una delle regioni più ricche, altra grande contraddizione, cioè è legittimo questo non sentirsi visti come istituzione, ma chiedo di ricordarvi che le comunità sono ancora meno viste delle istituzioni culturali, e quindi anche nell'essere poco viste c'è un posizionamento di potere, ma in senso positivo, perché se diverse istituzioni culturali a loro volta fanno rete, come noi persone comunità razzializzate facciamo rete per ottenere qualcosa di cui abbiamo bisogno, questa cosa sarebbe una per me grande dimostrazione di interesse attivo, perché appunto non è soltanto per rendere accessibile persone razzializzate, ma per colmare i vuoti delle istituzioni culturali, e quindi un primo comune. That's where your mind should be. You should not be thinking about a handout.
architecture firms give them all the world, big firm, but I was working with Morgan World for one point as a fundraiser. So we went to Skidmore because I knew the big guys, right? So the first thing they wanted to know, what is your community giving? And that's always going to be the deal. So that's my short, sweet, and to the point. Quando il museo era aperto, è stato aperto nel 2015, è stato aperto con un modello secondo me molto avanzato, perché le comunità erano presenti all'interno, avevano uno spazio. E era una cosa che era nata dall'idea di Boeri, che aveva fatto un forum, si chiamava Forum delle Culture. E praticamente quindi si erano invitati tutte le comunità internazionali presenti in città e le associazioni che rappresentavano queste comunità a vario titolo a creare un'associazione di secondo livello per stare in museo a cui era stato dato uno spazio. Questa cosa è durata quanti anni? È durata poco, è durata un anno e mezzo, perché alla fine io non c'ero, per cui non sono testimone di come realmente si è andata la relazione, però fondamentalmente siccome erano associazioni che componevano un'ulteriore associazione, ognuno faceva un po', era un po' self-referential, ognuno faceva un po' il suo pezzettino e si organizzava la settimana di una comunità, poi la settimana dell'altra comunità, non era veramente una cosa integrata. E questa cosa è fallita e per me è stato, cioè ora quando sono ritornata in museo, un grosso dispiacere, perché io mi ricordo all'epoca quando si parlava di questo museo, prima ancora che aprisse nelle conferenze eccetera, l'idea che fosse un museo che avesse all'interno, no? La presenza delle comunità sembrava una cosa veramente nuova come modello, una grossa potenzialità. Io mi chiedo se non ci sia un modo di riprendere una qualche forma di presenza, di messa a disposizione degli spazi, ritorno a Gaia, no? E la difficoltà degli spazi. Sicuramente noi, come dire, parleremo in assessorato di questa necessità di spazi indipendenti, però io, quello che noi possiamo mettere a disposizione è quello che abbiamo qui, che non è molto, però c'è. E quindi magari si può anche costruire un dialogo nel quale sia possibile avere degli spazi per fare delle cose, ecco, sappiate questo, noi ci siamo, però anche come dice Robert, bisogna anche essere proattivi e chiedere, però noi ci siamo. Grazie. Posso dire solo una cosa prima? Yeah, I was just going to reiterate and restate what Robert Page mentioned. We have some footage from everyday art that we'll show this afternoon. But everyday art is a real thing. It was a real arts program that addressed community in a really different way. No space. They went to a beach, and saw the potential of a beach with sand and water for making art programs, photography programs, dance. It was incredibly complex for the people, for black people, for the people, working class people, for free. This was in the late 1960s and 70s. So I guess what I'm saying is similar to Paige, that these are real cases and there's real evidence. Part of the problem is it's never been recorded on the art history log. So what's become incredible is that Paige and his partner in this, a woman named Carol Adams, shared about everyday art, and some of us who are historians are just starting to write about it, to share with people. So it's to say that they had solved some of this problem or riddle 50 years ago, the problem of community right now, but nobody knows about it because their art history was never exposed. And part of the reason, to Justin's point again, they saw them as artists who were just not able to think an idea or build an institution or mobilize a community, and yet they did. So this is a 501c3, again, a real organization in a way, no space, outdoors, tons of activity, and the amazing things, I think we might see footage of it today, one of the first communities or audiences to see that because nobody's cared about it, and Robert pulled it out of his vault
because again, we have been a setting and a clearing that wants to solve this problem of the community. So, like, we could listen to the Black artists from the past who know this problem. The same with the Studio Museum in Harlem. It's really true. I'm in the archives right now looking at, into their history, and it was the same type of mobilization. It was a really interesting one because they did work with more dominant institutions to lift that and to build it. It was sort of an interesting case of a grassroots effort combined with their ability to be in a conversation with MoMA. And so this is a weird hybrid model that we also shouldn't discount because again, it's a case study for how we could do some of this work now. Io posso veramente velocemente ribadire però un punto che stavamo dicendo ieri, cioè gli spazi si mettono a disposizione però ci bisogna deliberarli, no? Liberarli vuol dire tante cose, vuol dire che quegli spazi devono poter accogliere le persone, no? E questo significa, no, che per esempio se si riattiva la collezione permanente, il dialogo magari con delle mostre temporanee, bisogna prestare attenzione e cura al modo in cui queste cose si raccontano, no? Perché quella cosa lì non è immateriale, cioè non è che semplicemente rimane lì, no, produce distanza o vicinanza. E quindi rispetto a questa cosa io non sono di Milano, ma accolgo molto questa cosa, ma penso, il punto è quello che diceva Justin prima, cioè c'è anche una preparazione che è necessaria. E poi capisco anche che in questo momento si viene da un percorso che ha coinvolto un soggetto che è un po' diverso da quello che è rappresentato qua, perché quelle che chiamiamo le comunità, no, sono principalmente composte da persone di prima generazione, come le chiamano i sociologi, no? Persone che sono immigrate qua e il cui desiderio probabilmente è spesso quello di poter trovare degli spazi, delle risorse per riconnettersi, rimettere in scena, poter parlare di culture che sono legate molto a spazi nazionali, a temi, no, legati a etnie specifiche, per cui posso trovarmi la comunità cinese che vuole fare la festa della luna e gli eritrei che vogliono festeggiare l'indipendenza, e già lì c'è un problema perché non siamo mica tutti d'accordo su questa indipendenza dell'Eritrea, giusto? Sicché noi siamo una comunità, noi siamo un'associazione di persone diverse che spesso sono legate insieme da un vissuto diverso e che invece di guardare a un'origine specifica vuole attivare qualcosa di relativo al contesto in cui siamo cresciute. E quindi anche se c'è stata una preparazione, indipendentemente da come è finito il forum delle culture con Boeri, la preparazione è qualcosa che continua a dover essere, ad essere necessario, ecco. Ecco, no, riguardo alla visita dei depositi riflettevo mentre Justin parlava e mi trovo in parte d'accordo con quello che hai detto e ti ringrazio anche per averlo detto in maniera costruttiva. E, da parte nostra c'è stato un errore fondamentale, secondo me. Noi abbiamo iniziato mettendo, come hai detto tu, delle premesse. E
E poi però la cosa che invece tutto sommato mi ha fatto piacere è che queste premesse di fronte agli oggetti, da lì sono nati delle domande, dei dialoghi, cioè per me comunque è stata un'esperienza molto positiva e mi spiace che sia durata così poco, cioè che avessimo i tempi così contingentati che peraltro ci hanno anche costretto. Alla fine gli oggetti sono... la visita si è risolta in uno sparpagliamento, ma che va bene così. Però quello che volevo dire e che mi ha fatto piacere è che di fronte agli oggetti ci si è messi a parlare nel merito. Cioè io sono arrivata a parlare con Wii di numeri di inventario. E questo per me è un fatto positivo, nel senso che mi aiuta a ricevere un altro punto di vista che mi fa crescere in questo senso. Quindi riguardo alla visita dei depositi, penso, ti ringrazio per queste osservazioni e spero che in futuro, non era il focus di questa storia, ma penso che gli oggetti hanno questo dono di... tirar fuori delle emozioni e credo che vadano, passatemi il termine, sfruttati per questo, altrimenti perderebbero anche il senso di essere qui, tutto qua. Non so se qualcun altro. No, io volevo aggiungere una cosa da un punto di vista di una persona Gen Z, non sono l'unica, ma devo aggiungere questo punto di vista che io concordo con Romy che le micro pratiche di cambiamento e anche di hacking sono fondamentali, però appunto da persona appartenente alla Gen Z c'è anche da parte mia una percezione di mancanza di tempo sul lungo termine, perché il cambiamento climatico è qui e riguarda anche la cultura. Quindi da una parte sì, concordo sul creiamo e attiviamo nei contesti dove ci troviamo delle micro pratiche di hacking e di cambiamento. Dall'altra, per me, da dei posizionamenti più privilegiati, mi aspetto anche un'urgenza come la... no, non nello stesso modo di come la percepisco io, ma un ascolto rispetto a un'urgenza anche che non abbiamo così tanto tempo perché questi cambiamenti, nonostante siano dei processi lenti, quindi sì, siamo dentro una contraddizione, però la cosa che trovo frustrante dell'Italia rispetto, non so, a Germania e a altri territori è che essendoci trovati ora, cioè in emergenza perché per 20 anni non c'è stato questo tipo di conversazione e sembra quasi che c'è ancora tantissimo su cui confrontarsi ed è tutto vero, però penso che proprio per il fatto che siamo stati indietro e siamo indietro, il dialogo vada direttamente accompagnato con un'azione pratica e nel far continuamente presente alle istituzioni che è urgente questo cambiamento, perché non penso che le istituzioni capiscano quanto di giorno in giorno e la modalità con cui continuiamo a parlare di cultura, la modalità in cui continuiamo a normalizzare anche l'inaccessibilità alle scuole, cioè il mondo culturale fa parte di quella sfera democratica che è sempre più a rischio a 360 gradi, quindi sì, prendiamoci il tempo per rielaborare tutto quello che è uscito fuori, ma appunto
attiviamoci con i nostri corpi oltre che con i dialoghi. Grazie. Grazie. Allora, sono 13:20, ci prendiamo un altro quarto d'ora, 20 minuti è quello che ci serve. Ci sono interventi, ci sono Justin, Lisa e Angelica, lo facciamo in ordine. I just wanted to add a note. I can add it in English. It's okay, got it. Because I think that in being really attentive to language and careful with how we frame things, one difficulty is the idea of these cultural comparisons that we often find ourselves with when we have reference points from somewhere else that we're looking at and we're comparing, and it's usually a cause for a fight, a real fight. And because there is no resolution between the unalignments of things. But I think that one of the words that I like to problematize, because I know that it tends to be a call for urgency, but I'm not of your generation. My daughter is. Both my daughters, right? I think that's how that works. Yeah. Maybe there's a little split, 7-year difference. But anyway, is the idea of being in dietro, of being behind. Because I think it's, the way in which we think about time and movement through comparison, especially, time is one of the things that really doesn't align. And so when we think about being behind, that means that we're thinking about comparing ourselves to something else. And the fact that in this country, we've lived a different kind of experience and have been on a completely different historical trajectory means that we're not actually behind in comparison to anything. And if we're paying close attention, long patterns of struggle in other environments have produced massive hostility towards those actions, as well as they've produced tools to overcome that hostility, right? But it's not necessary that we also follow that path, because if so, we have to decide where we're starting from. And I think that what it means to sort of begin right where we are, to feel some sense of urgency, is natural. An environment that has not cared for its history, has not been honest in sharing its history. I think it's so crucial, though, to beware or be cautious somehow, or careful around ideas of being behind, because of how ingrained those are, also in coloniality, also in all these other descriptions that have been used to kind of keep someone somewhere else, right? In the state of constantly wanting to catch up, right? But embracing where we are, the power we actually individually and collectively have. The urgency needs to be there, it's a drive, but some things take a really long time. And it's okay to just go for a walk, go for a walk. Sometimes that's the most necessary way to start, is to go for a long walk, like Jill Scott said, and that's enough to really start. And then, we need to apply pressure. It's about urgency, about all sorts of things. But I think in our processes, really understanding the longer possibilities, the longer standing possibilities, and the time that, in a certain sense, we can understand that we don't have. But then we have to really also be appreciative of time that we do have, making use of it, sometimes stealing time, right? I mean, if you think about
Fred Moten was talking about free jazz, you know, time, you know, we don't have to respect that, you know. I certainly am really horrible at respecting a lot of people's perception of time, you know. And I think that it's really good for us to like take our own time, you know, because every one of us, and as collectives, we have different understandings, perceptions, and possibilities in relation to time, you know. The tiny example, just because I'm not a great organizer, believe it or not. I like a mess more than I like structure of organization. And Jermaine, who you all met on Monday, who's been working with us, he worked to pull together an incredible young team. And what he did is he created the thing that I hate, which is the Excel sheet. You all know it. It's a horrible, but sometimes necessary thing, in which he listed the availability of volunteers' time every week. And some of them is like 20 minutes. I got 20 minutes, right? But when you look at that and you accumulate all that time, there's a lot of time. It's a lot of time. And so if we share even those small moments that we might have to contribute to something, might take longer than if we were all unemployed like me, you know? But we can still get somewhere. Ed erano nella collezione permanente. E quindi tutte queste cose messe insieme, ecco, per quello, no? Anche le buone intenzioni, la collezione permanente aveva questo scopo, eppure quando sportano certi corpi dentro le istituzioni ne usciamo danneggiati. Abbiamo dei traumi che vengono riperpetrati entrando dentro per esempio i musei e le istituzioni culturali, e quindi quello che dicevamo, come navigare questi spazi, anche a maggioranza bianca, che possono essere musei, le università, le scuole, con i nostri corpi, come possiamo navigarli, e soprattutto le risorse materiali ci servono, c'è un debito, è come se fossimo sempre noi in debito, però in realtà c'è un debito che dura da vari secoli, no? E quindi a un certo punto questo debito in qualche modo lo dobbiamo saldare. Quindi secondo me pensare alle risorse materiali è essenziale. E soprattutto mi viene in mente, pensando appunto Under Commons, che abbiamo tradotto insomma da altre persone, ecco, traducendo quel libro che è entrato un po' sotto pelle, quello che dicono gli autori è che noi in queste istituzioni possiamo avere un solo tipo di rapporto, e dicono un rapporto criminale, nel senso che dobbiamo rubare quello che le istituzioni ci danno, che non sono, insomma, non è un rubare di solo fisico, ma anche, insomma, simbolico.
e portare appunto negli altri commons. Quindi questi soldi in realtà ci servono, quelli li usiamo per altre ragioni. E quindi ecco, sminuire il fatto che la risorsa materiale la dobbiamo magari, insomma, non conti, ecco, ho dei problemi con questo, con questa cosa. E parlavamo anche di archivi, e quello che dicevi, no? Google Photos, questi archivi digitali che sono così importanti, però dietro, ecco, chi c'è dentro questi archivi, chi controlla cosa, i nostri dati. E quello che sto lavorando adesso, e la conclusione a cui sono giunta, è che comunque i nostri corpi sono archivi. Ognuno di noi ha un archivio, alcuni sono archivi di matrice coloniale, però ogni cicatrice, appunto, non solo fisica, questo trauma intergenerazionale che ci è stato tramandato, quello è parte del nostro archivio. E le storie contenute nei nostri corpi archivi non le troviamo nei libri di storia. E quindi dobbiamo trovare, ecco, nuovi modi per produrre questi saperi e queste storie. Spazio e mi vengono in mente molte cose. Io sto studiando sociomuseologia, quindi per me questi giorni sono, diciamo, normali, perché noi tutti i giorni parliamo delle questioni che sono emerse in questi giorni, e sono rimasta molto stupita, devo dire, di essere qui al MUDEC, perché io vivo a Milano. Adesso anche un po' in Portogallo per gli studi, però non ero mai entrata qua, quindi forse l'istituzione mi sembrava escludente, nonostante io non abbia nessun tipo di, non so, non, mi sembrava escludente. Quindi io credo che queste giornate siano molto importanti. Non conoscevo l'istituzione in generale, però per esempio anche solo il costo di alcune mostre è proprio, non so, ero un po' scettica, devo dire la verità, però poi ho letto il programma della scuola, infatti grazie, insomma, ringrazio tutti per aver organizzato uno spazio di dialogo come in questi giorni, ed è positivo che il museo cerchi di ripensarsi. Poi non sapevo neanche che gli spazi del museo fossero due sale e che fosse poi gestita da un'istituzione privata. Anche questo è significativo, perché comunque io studio gli ecomusei, e gli ecomusei sono delle organizzazioni fluttuanti, quindi non hanno risorse, non hanno un luogo, uno spazio, hanno solo il patrimonio e la voglia di gestirlo. Quindi anche quello che diceva Robert, questa associazione che hanno creato, è normale. Per me, negli studi che faccio, nelle cose che ricerco, è normale non avere fondi, non avere spazi, però trovarli, trovare la voglia e lo spazio anche non solo fisico per parlare. Quindi io spero che poi questo spazio qui al MUDEC o al BASE o in tutte queste, diciamo, musei normativi, noi li chiamiamo così, nel senso che sono istituzioni molto classiche, non nascono dal basso ma nascono in un altro modo. È bello che ci possano essere questi momenti. E poi per le reti, fare rete è difficile, però volevo un po' invitare sia tutti quelli che sono qua. Il 30 c'è una presentazione in Bicocca su Ecomusei e cambiamenti climatici, che è un libro al quale ho contribuito,
però dove si parlerà anche di questa rete che si chiama E.ON, che è una rete pensata per gli ecomusei, ma non solo ecomusei, ma tutte le organizzazioni partecipative. Si può creare un profilo e poi creare degli spazi di dialogo e di formazione, come qualcuno ha detto, di spazi di buone pratiche. Anche nel progetto Eco Heritage ci sono le buone pratiche relative agli ecomusei, però per esempio l'ecomuseo Casilino, che è a Roma e che io ho studiato, è come un'azienda, nel senso che è nato dal basso ma è organizzato bene, quindi ha una struttura, un gruppo scientifico, un comitato, quindi sono un po' questo. Grazie. Però veramente credo che anche questo sia un inizio, e anche per esempio anche il progetto Eco Heritage, che adesso è finito, diciamo che poi dopo cosa ci sarà? Il vero lavoro sarà nei giorni dopo, in cui rifletteremo su tutte le cose che sono state dette e come mantenerci in contatto. Io vi invito a E.ON perché c'è già questo sito, diciamo, però poi credo anche questo recovery plan, che io non conoscevo, insomma, lo scambio. Io volevo solo risponderti perché penso possa essere utile, sì. Io lavoro in museo, faccio la guida, sì. Quindi in realtà quello che tu hai raccontato è molto vero rispetto alla collezione, anche una parte di surrealismo che c'è adesso, c'è tutta una sezione legata proprio all'anticolonialismo visto nei primi del Novecento, negli anni 20. E c'è un punto su cui penso di averne parlato un po' con chiunque qui in museo: le persone che controllano le sale, e io credo che questo sia un punto di unione tra noi e non di divisione. Il problema dei corpi e gli spazi museali, di qualunque natura essi siano. I bambini, come gli adulti, sono visti dalle guide musee, dalle guardie a sala spesso, come un problema, no? Perché, e non è colpa loro, io penso semplicemente che non siano educati, come tutti, magari a gestire persone e spazi, perché arrivano da lavori magari differenti e che si trovano a fare, come tutti noi, perché abbiamo bisogno di farlo. Quindi non hanno il modo, e io sono anche convinta che loro non vedano, guarda, te lo dico perché ho fatto un compleanno in permanente con dei bambini che in realtà erano bravissimi, però c'è un retaggio culturale anche che arriva da altre generazioni che hanno bisogno di educare veramente bambini, o anche con rigidità. Quindi appena li vedono muoversi un pochino vicino alle pieghe, un pochino vicino ad altro, allora non interessa niente da dove arrivano. E questo te lo dico perché è davvero così. Quindi secondo me questo può aiutare un po' tutti, un po' il museo e anche noi, cioè, a sentirci vicini su questo. Basta, solo questo. Grazie. Ecco, io... Ecco, esattamente. Aspetterei che sia noi di fare grandi, effettivamente. Fa parte poi del lavoro di cura, di cui si diceva, bisogna preparare bene. Allora, io volevo solo dire due parole perché volevo ringraziare davvero tutti di essere qui e di questo privilegio di avervi qui, perché dovete sapere che questo è uno spazio, io mi occupo di un ufficio che si chiama Ufficio Reti, appunto, poi il cui progetto fondamentale è Milano Città Mondo, quindi qui non stiamo neanche facendo la Milano Città Mondo, ma confini ben più allargati, e questo è davvero un privilegio perché quando abbiamo cominciato col museo, quindi era, sembra un'era geologica fa, perché nelle domande, nell'elaborazione, nel quanto abbiamo cercato di imparare e quanto ci manca ancora, però voglio dire, siamo partiti con l'incoscienza giovanile, anche se anagraficamente magari non giovani, ma giovani di esperienza, e c'era un movimento dietro, no? E allora il movimento delle associazioni, quello che si diceva prima, che hanno creato dei tavoli, che hanno creato, partiva dalla base in realtà questo, il che cosa vogliamo da un museo delle culture, che cosa vogliamo da questo spazio, che era fisicamente questo più un'altra sala
che era una sala, per dire, dove ci si ritrova, dove si poteva fare anche il lavoro di segreteria. E quindi non eravamo soli, eravamo molto accompagnati, si poteva fare un lavoro insieme. Come tutti i movimenti spesso si esauriscono perché ognuno poi fa un altro lavoro, qui per questo è veramente anche un privilegio avervi, perché è un serbatoio di pensiero vero, che ognuno di voi si occupa di queste tematiche, quindi avervi per 5 giorni insieme è una grande opportunità. Quando però poi ci ritroviamo nella pratica quotidiana, pure con tutte queste cose, che siamo in un museo delle culture, quindi un museo comunque etnografico, che comunque abbiamo, viviamo in casa con un gestore, un partner privato, senza il quale il museo dovrebbe chiudere, che però, come dire, sappiamo bene anche noi i costi delle mostre proibitivi per noi per primi, come dire, e il giornale che viene distribuito all'inaugurazione, che è autospending, cioè ci sono delle contraddizioni interne molto profonde. Noi però che cerchiamo davvero, probabilmente con tentativi ed errori, mille cose, di trovare una possibilità, di trovare una strada, per questo abbiamo bisogno delle micro strategie, creiamo delle cose e poi abbiamo una partecipazione zero. Cioè, quindi siamo frustratissimi perché non riusciamo a capire come, pur mettendoci appunto, probabilmente facendo errori, ma un'onestà intellettuale profonda e una disponibilità anche, come dire, fisica di corpi che stanno qua, ecco, non riusciamo poi a capire qual è la chiave per dire c'è uno spazio, usiamolo, parliamoci e siamo, portiamo avanti un discorso, possibilmente insieme, insomma, in qualche si può. E quindi era solo per dire, non dimentichiamoci di questi 5 giorni, noi siamo qui davvero fisicamente, quindi se c'è qualcosa che possiamo attivare insieme, che possiamo produrre, credo di poter dire che siamo qua apposta, insomma. Grazie. Yeah.